Buongiorno a tutti presenti. Voglio prima cosa ringraziare la Regione Lombardia, in particolare gli assessori Parolini e Terzi e il direttore Mura per aver organizzato questo evento di oggi. Un evento che conferma la collaborazione tra Kuwait e la Regione Lombardia. L'accordo che Kuwait firmerà è rilevante per diversi motivi. Innanzitutto conferma l'interesse e l'impegno che il gruppo Kuwait dedica all'Italia ed in particolare alla Regione Lombardia. E questo provano gli importanti investimenti che abbiamo fatto fino ad oggi. Investimenti da considerare preziosi perché il nostro azionista è un investitore estero. In questo momento è importante portare in Italia capitali. L'accordo di oggi è prima ad essere firmato in tutti i settori e riguarda la sostenibilità, tema su cui la Regione Lombardia si è sempre impegnata. Anche Kuwait ha scelto la sostenibilità come fattore strategico di successo e la sostenibilità come obiettivo comune garantisce che tale accordo funzioni. La Regione Lombardia ha infatti dedicato molte risorse allo sviluppo di green fuels e questo è anche un impegno di Kuwait. Sicuramente c'è ancora tanto lavoro da fare. Oggi le stazioni di servizio che in Italia erogano metano CNG sono 1100 impianti di circa 21.000 della rete carburanti. Sono circa 20 le stazioni di metano rifornite con autobotte e solo la metà erogano metano liquido, LNG, per i mezzi pesanti. In Italia sono circa 1200 le isole per la ricarica elettrica, ma in queste solo 60 sono su stazioni di servizio carburante. Si prevede che nei prossimi anni il numero di questi impianti aumenterà anche sotto la spinta di provvedimento come la direttiva DAFI. Oggi un terzo dei punti di vendita Kuwait che erogano metano e degli impianti Kuwait con isola per la ricarica elettrica sono in Lombardia. Nel breve termine contiamo di sviluppare questa offerta. E questo perché Kuwait, nei prossimi 5 anni, punta a sviluppare la sua presenza nel settore dei carburanti alternativi e in particolare in Lombardia. Prevediamo di realizzare sia impianti metano, CNG e LNG, che è isola per ricarica elettrica. Come Energy Company, le nostre strategie uniscono la sostenibilità del business al customer dedication. La soddisfazione del cliente da sempre rappresenta un driver del nostro approccio. Ci distinguiamo nel settore per l'offerta innovativa di prodotti e servizi differenziati in base alle diverse esigenze del consumatore. Un'offerta che risponde al bisogno essenziale di mobilità di persone e merci assicurando criteri di efficienza. Siamo certi che questa sia la via di successo di lungo periodo perché rappresenta un obiettivo comune alla pubblica amministrazione. E per questo ci auguriamo che la politica sulla mobilità si basino su tre criteri. Il primo, quello del libero mercato, neutrale nei confronti delle varie tecnologie disponibili che promuove l'innovazione. Il secondo, quello dell'analisi costi-benefici, con costi sostenibili senza incentivi. L'ultimo, quello del quadro di legge chiaro e stabili. Un approccio di questo tipo promuove politica più efficace per risolvere gravi problematiche come l'inquinamento delle grandi città. Per esempio, politiche per favorire il rinnovo del parco circolante, politica di potenziamento dei mezzi pubblici
politica per migliorare il traffico cittadino. Tutti i temi ci pongono sfide importanti ai nostri operatori energetici. Kuwait lo sta affrontando con un focus su diversificazione attraverso l'innovazione, come nel caso della carta carburante Kuwait con Cartissima. Per concludere, ci auguriamo che, come oggi, nel futuro, anche su questi temi, possa continuare la collaborazione tra Kuwait e la nuova regione Lombardia. E nel salutare a tutti, voglio di nuovo ringraziare la Regione Lombardia per aver organizzato questo evento. Grazie a tutti.